Benvenuti all'ultimo episodio di Ruolate con ospite Matt Dintale, in cui vi raccontiamo dell'evento LARP di Novigrad 2, lo spettro della guerra. Questo episodio è un diretto seguito della puntata Una strana amicizia e per questo motivo riprenderemo da dove avevamo lasciato. L'episodio si chiama Epilogo perché trarremo conclusioni e chiacchiereremo del più e del meno. Buona visione! Comunque, ovviamente, personaggi ipercomplessi, sembrerebbe, in realtà è più che altro perché sono tante cose che si vanno a intrecciare, quindi creano questa complessità. Poi in realtà di solito in gioco uno sceglie, oggettivamente uno si può giocare tutto. Non si può giocare tutto, spesso in te, però in realtà secondo me non serve neanche avere così tante opzioni, perché no, tanto esatto. Giocare tanto con il personaggio, la cosa più importante in realtà, è ovviamente quello che però poi ti metti nelle mani, avere una buona struttura di game design dietro il giocatore. Alla fine più quasi che intorno al gioco da tavolo, perché poi c'è il game master che nel caso ti fa giocare, esatto. Se anche non ti stai trovando da Dio con gli altri giocatori, i giocatori... C'è molto più autogestione, quindi devi... Il LARP è autogestione, esatto. Appunto, perché oggettivamente, cioè, se tutti i giocatori poi si prendono e si siedono e dicono ok, dacci la questa, tipo esatto. Aspettano il feed, esatto. E non funziona. Mostro, quindi gli eventi LARP si basano sui giocatori, i giocatori fanno tantissimo, ti portano avanti in tutto, ovviamente la struttura ti permette che l'aiuto dei giocatori funzioni o non funzioni, però devo dire, siamo stati veramente, veramente fortunati, abbiamo avuto un gruppo profughi, a parte variegato, avevamo Elena che era la maga, che però era con noi che ci spiegava le cose, Date, l'ammazza demoni dall'altra parte, quelli della nona anche il sacerdote, c'era Gaston che era il sacerdote, ci mancava soltanto qualcuno di Novigrad. Qualcuno che fosse più per noi, esatto, ma soltanto quello avremmo avuto proprio un cerchio completo. Sì, sì, l'unico problema appunto con Novigrad ovviamente che tu leggevi la cosa dei profughi e dicevi non posso stare con Novigrad, cioè loro che hanno iniziato, sì, tu ce la puoi avere con l'intero, proprio alla fine leggendo ti usciva fuori comunque, cioè, è Novigrad che ha iniziato, che ha iniziato il bordello. Poi sì, l'impero non è che ci va leggero poi a rispondere, no, sicuramente, però sai, ti rimane sempre quel problema del però cavolo, hanno iniziato loro. Cioè, è difficile. Detto questo, signori, non pensate che Matt sia annoiato altro, ma semplicemente perché siamo stanchi. Abbiamo registrato tutti i video di fila, abbiamo registrato, siamo qui da 4 ore per chiacchiere anche nostre, tra una cazzata e l'altra, esatto. Ma perché in realtà ci siamo messi a rimangare anche, cioè, abbiamo altre cose. Che c'era luce. Sì, e vi dico questo, i video che vedrete coprono un 50-60% delle effettive storie che abbiamo. Dell'evento, forse anche meno, solo perché noi in questi video raccontiamo quelle grosse, ci sono tante piccole cose che è inutile raccontare, purtroppo, perché non rappresentano abbastanza. E che prese singolarmente non avrebbero senso. E fuori dal contesto. Esatto, cioè il bello è che noi vi abbiamo raccontato i play of the game, diciamo. Esatto, e le cose fighe. Le cose fighe sono queste, però senza le cose piccole intorno, esatto. Queste cose non sarebbero state. Abbiamo già citato in altri video, mangiare, mettersi in sedere, esatto, a mangiare, quello quelle chiacchiere intorno al fuoco, quei dubbi magari portati avanti. Quel momento dove mandi a quel paese quella persona perché non sei d'accordo con lei, ma poi ci ritornerai a giocare perché devi fare con lei un'altra cosa. Anche solo passeggiare con qualcuno mentre vi raccontate le cose. Esatto. Cazzo, sono tutte robe piccole ma molto spesse. E queste qua non le possiamo raccontare. Prima di tutto perché veramente sono piccole, raccontate, soprattutto senza il contesto, senza le emozioni e il trasporto con cui sono state vissute in quel momento, che ovviamente là ti chiede una cosa. Vai in medesimazione, sì. Cerca di non uscire mai dal personaggio in modo che quello che succede lo stai vivendo tu, che è Lucas, in Sam Mock. Esatto. Non me, Luca, non siamo noi che stavamo vivendo, erano i nostri personaggi e ci chiede tanto. In realtà è la cosa più grossa che chiede l'ARP è non uscire dal personaggio, esatto. Resta in personaggio e se vivi qualcosa, vivere il personaggio. Perché ovviamente si può uscire dal personaggio, si rischia, è sempre dietro l'angolo il rischio di uscire dal personaggio, ma allo stesso tempo cercare di restarci dentro, cercare di viverla come il proprio personaggio dà molta più soddisfazione e soprattutto ti crea un trasporto maggiore. Tutte quelle cose però piccole ovviamente è difficile trasmetterle. Noi vi abbiamo raccontato le cose più grosse. Sì, quelle più brillanti, diciamo. Sì, esatto, quelle che ci sono proprio più rimaste del cazzo, guarda che figata questa scena, guarda che momento figo. Però
in un certo qual modo sono i piccoli momenti vissuti in realtà. Le chiacchiere prima di partire la mattina, quando eravamo lì del ah cazzo oggi cosa ti combino, ma tu sai, quella cazzatina, che in realtà questa è la cosa più simile al gioco di ruolo cartaceo. Quella cosa del si sta per iniziare la sessione si sta chiacchierando di quello che forse avverrà. Questa è la cosa che è più avvicina al gioco di ruolo da tavolo con il là. Il iniziare è la cosa che è più vicina, che le accomuna. Poi ovviamente dentro è completamente diverso. A parte il gioco di ruolo che rientra in entrambe le diciture di entrambe le cose, il gioco di ruolo cartaceo e l'ARP, poi in definitiva sono due cose molto distanti tra di loro, come esperienza che ti rimane, come emozioni non è detto, perché ovviamente magari in base al gioco di ruolo che si gioca, in base all'ARP che si gioca, ci sono l'ARP che sono oggettivamente, ragazzi, ci sono moltissime gente che si diverte un sacco e giustamente l'ARP campagna, banalmente anche dove letteralmente il gioco è prendersi ammazzate. Non è da recriminare, semplicemente no, è diverso il gioco di gioco. Esattamente come un gioco di ruolo cartaceo. Esatto. Gioco a Dungeons and Dragons, gioco a Richiamo di Cthulhu, gioco a un gioco intimista Lovecraftesque o altri giochi del genere, quindi quanto è intimo, quanto è difficile, è la diversità. Però ovviamente l'ARP ti permette un po' di più di entrare e calarti nel personaggio, banalmente perché indossi. Sì, perché sei il tuo PG. Esatto, e per una volta tu muovi, passi col tuo PG, e a meno che non sei un evento dove devi dare palla di fuoco, e ovviamente non uscirà la palla di fuoco, quello che sei tu e devi fare con quello che sei. E da un certo punto di vista può sembrare un limite rispetto a faccio il super guerriero alto 2 metri, però allo stesso tempo dice ok, io sono così, cosa faccio? Io che cazzo sono? Cosa faccio? Cosa mi è stato dato? Io chi sono? Come mi comporto? Considerando anche che io non mi sono fatto problemi a fare brutta gente che era molto più grossa di me in gioco! Beh, ma anche gente semplicemente più armaturata e cazzuta che dici vabbè. Però appunto è questo, non so se hai qualcosina da aggiungere all'ultimo, abbiamo un po' esplorato veramente la nostra esperienza. È stato veramente figo. Sono stato veramente contento tra l'altro di accompagnarli, perché siamo andati insieme tra l'altro all'evento, di portarti al tuo primo evento LARP dal vivo. E secondo me è stata, LARP appunto è una cosa che a me dà molte emozioni. Sì. E perché appunto tocca altre corde rispetto al gioco di ruolo cartaceo, ripeto. Non per questo una meglio dell'altro, sono cose diverse e il LARP è una cosa che io sentivo che mi mancava da un po', perché l'ho giocato per un po' di tempo, il gioco di ruolo dal vivo, poi l'avevo perso, l'ho trovato molto sul cartaceo. Quando ho ritrovato anche il LARP ho detto, che figo. Sai che effettivamente alternare, porca miseria, mi dà freschezza, mi dà... Poi gli notari mi chiudo. Io mi chiudo, sono una cosa che si vede. Beh, solo l'ultimo mese cosa ne hai fatto? 5. Porca troia. 5, ve lo racconto, sono passato dal... The Witcher, Cyberpunk, Cani nella vigna, Stranger Things praticamente e Arturiano, ciclo Arturiano. Sono passato da tutte quelle parti, però insomma è stato un viaggio bellissimo. È stato un viaggio bellissimo, se non divento psicopatico con tutta la personalità dopo questo periodo sono contento, però devo dire, il LARP ti porta qualcosa che non vedo l'ora di rivivere. E è anche un'esperienza che non so se anche te ti senti di consigliare, anche se ovviamente con una specifica, fate quello che vi sentite, sì, esatto. Non forzatevi in cose, ci sono LARP molto intimisti. Infatti io direi, come prima esperienza, fare un LARP da 3 giorni secchi, anche se avevano la chiusura serale eccetera, e sto molto hardcore. Però sai che molti giocatori in realtà fanno l'olim, cioè se devono provare... C'è l'olim, sì, è assurdo. Faccio proprio la terapia d'urto. Esatto, alcuni lo fanno, altri invece vanno più scaglionati. Esatto, io mi sentirei di consigliare innanzitutto scegliere un'ambientazione in cui vi piace o masticate. Quindi se siete appassionati di fantascienza non andate a fare un fantasy, perché sennò rischiate proprio di rovinarvi l'esperienza. Partite con qualcosa proprio di cui siete appassionati. E io mi sento di consigliare più un giorno solo, perché in un giorno solo è tutto molto veloce, vero? Forse diventa molto veloce, però almeno sei sicuro di non sforzarti troppo. Soprattutto se magari hai anche l'ottica del c'è il viaggio e tutto quanto. Bisogna calcolare un po' bene anche quello. Alcuni preferiscono da 3 giorni, semplicemente anche perché dicono
gli eventi one shot sono alla fine eventi solitamente a più alto budget, quindi sono eventi anche più strutturati, è come farsi una mini vacanza per come viene considerato. Alla fine. Prendete costi un pochettino tra evento, alloggio, eccetera, è più o meno quello che si spende in un weekend fuori, magari andando alle terme. Allora di meno. Anche meno forse. Che meno. Sì. Ovviamente però, vuoi fare il fantasy? L'armatura? Dipende cosa vuoi fare, dipende cosa vuoi fare, vuoi fare il popolano, ti servirà una tunica, non è che devi spendi 30 euro di tunica ed è più o meno posto. Dici, quando mai la riutilizzerò? In altri LARP? In altri LARP, oppure si ragiona, alcune cose si possono affittare, spesso volentieri ci sono amici che l'hanno fatto, rievocazione storica, tu hai riutilizzato la roba della rievocazione storica, quindi per te il costo è stato in realtà zero. In realtà ho usato metà della mia roba che avevo già derogazione, l'altra me la sono fatta prestare. Easy. Io di solito, quando soprattutto ho iniziato, mio fratello aveva già comprato delle robe da LARP, da roba fantasy, gli chiedevo delle cose. mi facevo prestare, se avevo bisogno di qualcosa di mio, ovviamente si presta. Certo. Quindi in realtà è anche una questione di magari capire chi può aiutarti eventualmente a buttarti in questo hobby. Sì, esatto. Ecco, un'altra cosa che mi sento di dire è, forse per la prima esperienza andateci insieme a qualcuno che conoscete, avere almeno un volto amico, poi magari non è necessario giocarci insieme, anzi vi invito a giocare solo con gente che non conoscete proprio per ampliare, però avere un volto amico che per emergenze è tutto, sai di non essere solo, sai di poter dire, oh, sta succedendo questa cosa, magari perché, non so, anche solo dire mi prendo male 5 minuti, vuoi un attimo staccare dal gioco, avere una persona conosciuta ti aiuta a essere un po' un safe button. Assolutamente, cioè. Io infatti ho avuto questo problema un paio di eventi di sono quasi da sola, nel senso conosco un po' di gente ma sei tipo di vista perché comunque è un ambiente in cui qua i volti e le persone sono le rivedi però ovviamente non è che sempre sono quelle persone che hai avuto modo di conoscere di più, con cui hai avuto modo di interagire. Cioè, un'ultima cosa, il LARP ti permette di conoscere e probabilmente fare amicizia con un sacco di persone, magari persone che non è che vedrete spesso, perché ovviamente capita... Dove sei? Catania, dici? Trentino! Mi sa che avevamo un rappresentante per ogni regione, sto sì, ma anche la Sardegna, che dici? Anche la Svizzera, anche. C'era la Svizzera. Beh, c'era il generale che arrivava dalla Germania, tipo, pazzo furioso. Lui, nel senso, eravamo... il LARP permette di fare un sacco di conoscenza, però sì, sono d'accordo, andare con una persona, anche solo per avere la valvola di sfogo, sapere del... Oh, c'è una persona che conosco. Qualunque cosa... Può aiutare. Dopodiché, è vero, giocate anche con altri, soprattutto anche perché di solito è... In alcuni eventi è tipo bellissimo perché arrivi tipo, la scheda ti dice, ok, questa persona è tua mamma, questa persona è tuo fratello. E tu arrivi e dici, ok, tu sei mio fratello, tu sei mio padre, mia madre. Non è facile a volte, però allo stesso tempo, per forza dobbiamo giocare assieme, cavolo, il nostro legame è fortissimo il gioco, e quindi dobbiamo giocare assieme. Quindi saremo assieme per un po' di tempo, dovremo giocarci, ci saranno... Si creeranno robe, ma lasciate che si creano. Lasciate che si creano, perché è la regola base dell'arte. Succede qualcosa, reagite a voi qualcosa, non lasciatela scivolare. Azione e reazione, esattamente, assolutamente. Io vi ringrazio per averci seguito per questo video, che è venuto lunghissimo, anche questa è una mezz'oretta, però vabbè, sono tutti venuti su questa tempistica. Spero comunque che vi siano piaciuti. È l'ultimo video di cui avremo Matt come ospite, però... Ovviamente vi lasciamo una cosa, io ho invitato Matt, ma ti piacerebbe vedere altre persone? Altri giocatori, altre persone di cui vi ho citato in vari racconti, perché io vi ricordo, quando vi parlo di altri giocatori, vi parlo di come sono interagiti nella mia avventura, non vuol dire che loro abbiano fatto solo quello, assolutamente. Cioè io sta roba del cappellano, io l'ho scoperta dopo, perché io non ne sapevo un cazzo, perché giustamente... E non puoi essere ovunque, non puoi vedere tutto, non puoi fare tutto. E non devi essere. Non devi, tra l'altro, perché è il bello dell'arte, tu vedi solo una tua parte dell'evento. Esatto. Quindi,
Fateci sapere sotto se vi è piaciuto questo format, se vi piacerebbe rivedere Matt in altri video, ovviamente vuol dire però che siamo magari la mattina altrimenti, capitale, sì, siamo tutti di Milano, quindi infatti, diventa facile poi modo. Anche perché fidatevi, il problema maggiore sono gli spostamenti, sì, in questo hobby, letteralmente perché ti prendi magari, devi, fatti 4 ore di viaggio, se ne faccio con qualcuno che conosco, o in macchina, o anche divido i costi, sono con qualcuno in macchina, al ritorno siamo stanchi, ma chiacchieriamo assieme, fa tanto. Però detto questo, fateci sapere qui sotto se vi piacerebbe appunto vedere altre persone in questi video, altri giocatori che possono dare a non solo nuovi, ma anzi non per forza nuovi, nuovi che ne abbiamo parlato effettivamente tanto, magari altri eventi di cui vi ho parlato qui sul canale o altre cose. Mi piacerebbe vedere giocatori che ve ne parlano, probabilmente ci sarà sicuramente un'altra giocatrice che interverrà almeno per chiave di volta quando riprenderò. Vi lascio qui la playlist di Chiave di Volta, comunque la cover del primo episodio di Chiave di Volta, e ovviamente qui sotto nei commenti diteci se vi sono piaciuti queste uscite. Non lo so, perché oggettivamente è il problema è che noi vi raccontiamo in ruolate degli episodi che a noi ci hanno colpito, ci hanno emozionato. Fateci sapere se vi ha raggiunto la nostra emozione, il nostro racconto, quello che a noi ha toccato, colpito, cioè, il motivo per cui ci è rimasto in mente. Perché a noi è rimasto in mente, per diversi motivi, queste situazioni che vi abbiamo raccontato. Vi sono piaciuti? Vi sono arrivati quantomeno un po' di emozioni? Spero di sì. Quindi, grazie ancora Matt per essere stato qui ospite. Per una volta, tra l'altro, non era live, quindi me la posso montare. Toglierò tutte le parti dove lui parla di ragù di ascella. La parte video. Non è vero, l'ho tenuta. Scarpettate, scarpettate. Sicuramente l'ho tenuta. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao bagai. Bye. Che schifo, l'abbiamo detto insieme. Non flick e flock.